Salve a tutti gli amici di YouTube. Ho pensato di fare un video che riguardasse un po' il funzionamento del motore elettrico. Oh, questo è dovuto al fatto che molti mi chiedevano sempre i collegamenti dei fili per i motori elettrici per fare i loro lavoretti, che spesso sono quelli delle lavatrici che si usano per hobbistica e non sono tutti uguali, anche se si somigliano, ma alcuni hanno un tipo di morsettiera, alcuni ne hanno altre, alcuni hanno la doppia velocità, sia quella lenta che quella veloce, e ambedue riversibili, altre invece ne hanno solo una riversibile, che è quella più bassa che usano le lavatrici per fare la centrifuga, mentre quella più alta è in un senso solo. E tutto questo deriva dal fatto di come è stato costruito il motore. Ora, anche se i motori si somigliano un po' tutti, ma loro possono essere costruiti in diversi modi. Quindi adesso per fare prove pratiche, se io qui dicessi e prendessi come esempio un motore, come già ho fatto, feci un video sul funzionamento del motore, come è nato il motore, la storia del motore, e nella pratica poi, se ci limitiamo a un esemplare, noi possiamo fare vedere il cablaggio a un motore, che poi ne prendiamo un altro, ma avrà un cablaggio diverso. Allora qui bisogna capire che ci vuole un attimo per conoscere brevemente il funzionamento dei motori, accennando a come sono nati. Quindi non si può tout court mettersi su un motore e far vedere come funziona, come ce ne sono tanti di dimostrazioni, però poi quelle indicazioni lì non possono andare bene per altri motori. Mentre se noi abbiamo un po' più di conoscenza di come funzionano i motori, allora in quel caso ci resterà più facile capire il loro funzionamento e quindi trovare le morsettiere giuste, capire quanta potenza hanno, quanta ne possono avere, se riescono a mandare avanti una macchina o meno. Il fenomeno del magnetismo e quindi dell'elettromagnetismo lo possiamo verificare con un semplice test con due calamite. Queste sono prese da altoparlanti, dove vediamo che tutte le calamite di qualsiasi misura, o comunque noi le frammentiamo, avranno sempre un polo positivo e uno negativo. E avvicinandole due insieme, noi vedremo che la stessa polarità, positivo e positivo, o negativo e negativo, si respingono, mentre le polarità diverse, positivo e negativo, si attraggono. Quindi noi qui avremo un positivo e un negativo. Se facciamo questa semplice prova, noi vediamo che, messe così, quando io la lascio, lei proprio prenderà una forza che la rigetterà via, in questo modo qui. Mentre facendo positivo e negativo, loro si attraggono. Eccolo qui. Mentre in questo modo qui io devo forzare per tenerle insieme e poi verranno respinte. Similmente, questo accade negli elettromagneti. Ma qui abbiamo la possibilità,
è appunto l'uso dei motori di creare la condizione quando il magnete può essere polarizzato positivamente o negativamente rispetto al rotore. Quindi, se noi lo polarizziamo in modo negativo quando passerà sull'avvolgimento in fase positiva, lui sarà attratto, mentre quello opposto saranno uguali le fasi e sarà respinto, facendo sì che questo gli dia una rotazione perché questo attrae e questo respinge. E lo vediamo mettendo su un avvolgimento. In questo caso abbiamo preso una testina di magnetofono che non è altro che un avvolgimento sullo stesso tipo di quelli che ci sono nei motori, ma molto piccolino, dove vediamo che facendogli passare vicino un magnete permanente, lui ci darà una quantità di corrente in uscita. Adesso allarghiamo per farlo vedere. Vediamo un po'. Vediamo. Ecco, vediamo qui che l'avvolgimento, ogni volta che sarà avvicinato da un magnete, lui indurrà una corrente all'uscita. Ecco, questo negli alternatori vuol dire che ogni volta che il magnete si troverà in prossimità dell'avvolgimento nella sua rotazione, manderà corrente in uscita, mentre in un motore funzionerà alla rovescio. La corrente che noi daremo alla bobina metterà in rotazione il magnete. Ebbene, dirò innanzitutto che quelli che si usano per la maggior parte dei lavori, sia nell'industria, ma anche su queste macchine casalinghe come lavatrice, lavastoviglie e quant'altro, vengono detti tutti i motori a induzione asincroni. Poi ci sono i motori sincroni, che sono sempre similari, però hanno un funzionamento diverso, e questo però lo vedremo dopo. Ora noi dobbiamo fare un attimo il punto di come funziona un motore elettrico. Per far questo dobbiamo accennare all'inizio, quando un signore italiano, Pacinotti, realizzò il primo anello rotante, così venne definito anello di Pacinotti, che non era altro, si fa per dire, perché può arrivarci, che due magneti posti uno contro l'altro, quindi a formare un campo magnetico di segno opposto, veniva fatto ruotare un anello all'interno, un anello avvolto con filo di rame. E questo dava, facendolo ruotare con una forza esterna, dava corrente. E qui si trattava di corrente continua, in quanto i due avvolgimenti
erano positivo e negativo, quindi era un circuito elementare che lo ritroviamo nelle piccole dinamo delle biciclette. Quella che avete visto che si è accesa non è altro che la struttura dell'anello di Pacinotti, dove all'interno appunto c'è un magnete permanente e un altro elettromagnete che gira dentro, che genera corrente. Ora la smontiamo e vediamo un attimo. Ecco qui. Noi vediamo che abbiamo un magnete permanente, quindi una calamita, in questo caso qui, e degli avvolgimenti interni che sono fatti a croce, in questo caso sono 4. Poi abbiamo le ferite, queste, che ne stabiliscono i campi, ovvero sia l'alternanza tra il positivo e il negativo al passaggio alla rotazione del magnete permanente. Ora, questo tipo di assemblaggio qui può essere anche rovesciato, nel senso che ci può essere sull'asse un avvolgimento, questo qui, in questo caso si chiama rotore, e mentre i magneti permanenti siano messi sul perimetro, sulla circonferenza, e viene detto statore. Ora, mettendo in questo modo qui, le correnti che si genereranno qui dentro mentre lui gira, poi usciranno da questa piccola vitarella, che nel caso della bicicletta normalmente è corrente bassa, 3-6 volts, ecco. E questo è il funzionamento elementare dell'anello di Pacinotti. Poi va detto che nel momento che lui fece questa applicazione, che stavamo circa nel 1860, così, pochi anni dopo, in una dimostrazione per far vedere come funzionava una dinamo, quindi ormai erano state costruite questi generatori, in un convegno, per uno sbaglio di collegamenti di assemblaggio di cavi, successe che, dando il contatto con i coltelli alla dinamo che stava girando e quindi dimostrava la corrente che lei generasse, per uno sbaglio la corrente è stata data a un'altra dinamo affiancata a questa. E in quel momento rimasero tutti stupiti, perché quella dinamo a cui era stata data corrente iniziò a girare, a mettersi in moto. Da qui si capì che la dinamo di Pacinotti, quindi l'anello di Pacinotti e la dinamo, non solo potevano funzionare come generatori di corrente continua, ma potevano funzionare anche come motori. Quindi la dinamo è, per come è fatta, un meccanismo che può essere generatore e motore. Quindi è reversibile, si dice. La dinamo di Pacinotti, come abbiamo detto, funzionava con 2 soli campi. Quindi, facendo ruotare questo albero, lui generava corrente. Se ora questa configurazione noi la volessimo far girare così come è ora, dandogli corrente, non succederà niente, perché essendo i due campi contrapposti su un magnete fisso, lui non farà altro che bloccarsi, perché
arriverà in opposizione il campo positivo e il campo negativo. Quindi il magnete si bloccherà al centro. Allora, per farlo ruotare, quindi per farlo funzionare come motore, sono stati adottati sistemi che consentissero al magnete permanente, cioè quello interno, di fare in modo che la sua magnetizzazione possa funzionare in modo alternato. Questo come si otteneva? Si otteneva facendo un avvolgimento al posto del magnete permanente. Quindi un avvolgimento di rame, che rappresentava il rotore e l'indotto detto, e consentisse a questa calamita, che prima era fissa, di fare in modo che le sue porzioni, quindi la circonferenza, fosse suddivisa in campi magnetici, che naturalmente col magnete fisso non era possibile, ma facendo un avvolgimento dentro delle gole, delle spaccature, come questa qui, che ognuna di loro rappresentava un nucleo, e terminando su delle linguette di contatto come queste. Quindi i fili terminavano qui, dando corrente in modo alternato a queste linguette qui, si poteva magnetizzare il rotore a secondo della posizione che lui si trovava. E da qui nascono i primi generatori in corrente continua e i primi motori in corrente continua, che dietro lo sviluppo all'elettrificazione, prima in America con la Westinghouse, che costruirono tramite queste dinamo, Thomas Edison, la prima centrale americana che distribuiva corrente più che altro per l'illuminazione e poteva pilotare motori in corrente continua. Al tempo la tensione non era cosa presa troppo in considerazione, appunto perché era più che altro per l'illuminazione, quindi se partiva dalla centrale a 150 volts o 200 volts, poi nell'estensione con i cavi magari arrivava lì dove serviva, nelle cabine che veniva smistata, poteva arrivare più bassa, a 100 volts, 80 volts, però per illuminare o per mandare avanti i motori, fino a quel punto andava bene lo stesso. Poi dopo tutte le centrali furono sostituite e le dinamo furono sostituite con l'avvento del motore in corrente alternata. E qui veniamo nel cuore di quello che è stato il percorso, in quanto il motore in corrente alternata, che il primo fu costruito da Tesla, Nikola Tesla, ma non è che lo inventò, lo costruì. L'inventore del motore alternata fu Galileo Ferraris, un altro italiano. Quindi vediamo come noi a questi due italiani, Pacinotti e Ferraris, dobbiamo l'invenzione del motore nella sua totalità. Quindi secondo me sono stati anche personaggi anche poco apprezzati per il lavoro e quindi per quello che ha rappresentato il motore poi nell'industria successiva e nello sviluppo. Ebbene, Galileo Ferraris non fece altro che sperimentò quello che viene chiamato il campo magnetico rotante, ovvero sia i campi magnetici non erano più due, positivo e negativo, dove il circuito, quindi la corrente che veniva generata,
aveva un ciclo continuo, dal positivo andava al negativo, ad anello chiuso, ma diventava a questo punto tre elementi, tre magneti, elettromagneti, quindi tre avvolgimenti di questi qui, che qualora alimentati con la corrente alternata, quindi non più a corrente continua, la corrente alternata ha una semionda positiva e una negativa, passando per 1,0, ebbene i tre magneti erano sfasati tra loro di 120 gradi come posizione di rotazione. Questa era una carcassa, i tre magneti erano posizionati a triangolo e sfasati a 120 gradi. 120 gradi per 3 dava 360 gradi, quindi il giro completo. Cosa voleva dire questo? Voleva dire che la corrente alternata, nel suo passaggio, le semionde positiva e poi quella negativa, avevano fra loro uno sfasamento appunto di 120 gradi, che consentiva a un anello, a un blocco di ferro circolare che fosse stato messo dentro, di portarsi in rotazione, in quanto la sfasatura dei tre avvolgimenti accompagnava la rotazione dell'anello, diventando loro magnetizzabili da un certo momento in poi, per perdere poi la magnetizzazione e recuperarla al prossimo, e quindi al prossimo, e quindi al prossimo, facendo un giro completo di 360 gradi. Questo era facoltà della corrente alternata. E da qui tutti i motori elettrici in corrente alternata che saranno venuti poi. Ora, nella pratica possiamo vedere i passi che sono stati fatti. Per esempio, questa qui è sia un motorino d'avviamento che una dinamo. Vedete qui i terminali. Lei sarà in grado di generare corrente, ma nello stesso tempo può funzionare con un contatto più grande, dato qui, come motore di avviamento. Lei quindi porta dentro un doppio avvolgimento, uno che serve per generare corrente e l'altro che serve invece più grande come avviamento, dando corrente qui come fosse un motorino di avviamento. Lei avrà grande potenza di spunto e sarà in grado di far girare il motore a scoppio di una macchina o di una moto. Una volta che il motore è stato avviato e lei continuerà a girare, sarà in grado di dare corrente che ricaricherà la batteria. Ancora prima che i motori fossero fatti con avviamento a batteria, si usavano le manovelle per metterli in moto e la corrente alla candela di scintillio veniva data con quelle che venivano detti comunemente magneti. Questo era un magnete, praticamente questo è un cimelio, dove all'interno troveremo lo stesso rotore visto prima. Qui troveremo il grosso magnete ad U con i due campi, lui viene inserito tutto all'interno in questo modo qui, e girando
collegato con un ingranaggio al motore, lui produce corrente nel stesso momento che il pistone si trova in fase di scoppio, ma non produce questa volta una corrente bassa di carica, ma produce la stessa corrente data dalla bobina dell'automobile, che in questi casi qui il motore ne era sprovvisto. Lui, non usando una batteria, non usava neppure avviamento elettrico e neppure la bobina ad alta tensione, ma la bobina ad alta tensione era costituita dal magnete. Il magnete, come si può vedere qui dietro, portava un rotore con delle puntine platinate e veniva messo in fase con un eccentrico qui, dove poteva essere spostato l'anticipo, quindi poteva essere posticipato o anticipato a secondo la partenza a freddo o a caldo, e lui ruotando in questo modo qui apriva la puntina meccanica. Nel momento che apriva la puntina meccanica, l'avvolgimento fatto con un filo di molte spire sottilissimo dava i 10.000 volts che erano in grado di far scoccare la scintilla a una candela. Quindi questo è un altro esempio di dinamo, ma usato questa volta per l'alta tensione e per un lavoro specifico. Poi naturalmente sono stati costruiti i motorini d'avviamento che conosciamo tutti, quindi con l'utilizzo della batteria nell'automobile o nelle macchine, il motore a corrente continua con grossi fili di avvolgimento e grandi corrente di funzionamento riusciva a dare forze che, come sappiamo, riesca a mettere in moto le macchine. Questo ora è spezzato, ma la potenza di questi motori qui è chiara, insomma, la conosciamo tutti. Come pure lo stesso più avanzato motore d'avviamento è questo qui. Questo è un motore più moderno che funziona allo stesso modo, con lo stesso principio e con gli stessi avvolgimenti descritti poco fa. Lui in particolare può mettere in avviamento il motore di una moto o di una macchina. Ora possiamo accennare al fatto di nuovi motori detti Brushell, quelli che oramai sono sempre più diffusi. E per la loro configurazione questi motori Brushell possono essere classificati come un motore a corrente continua. Ora lì che succede? Che la struttura delle spazzole che abbiamo visto prima, che sono queste qui, che distribuiscono la corrente a secondo l'angolazione di come si trova il rotore per avere il corrispettivo di fasatura con lo statore, quindi con gli avvolgimenti interni, ebbene queste spazzole qui sono state sostituite da un controllo elettronico, cioè loro sull'asse hanno una piastrina, un pick up, dove c'è una puntina che girando dà il pick up, manda un segnale a un microprocessore. Il microprocessore in questo modo legge a quale punto di rotazione si trova il motore e lui invierà corrente al campo che in quel momento è interessato dal magnete più vicino, che poi sono sempre una coppia o possono essere quattro o sei messi insieme.
quindi facendo questo lavoro di input e quindi mandata di corrente, input e mandata di corrente, lui ruoterà senza il bisogno delle spazzole. Questo tipo di motore qui, appunto, ha bisogno di una sua scheda di controllo, quindi si dicono motori a controllo elettronico, senza il quale non possono funzionare. Se si dà corrente non succede niente. I primi che furono costruiti, accadeva che a volte staccando la batteria, che venivano messi anche sulle automobili, perdeva la memoria di dove era posizionato il pick-up che distingueva la fase in cui si trovava il motore. Rimettendo la batteria, l'accensione non funzionava più, perché lui non era più in grado di dare l'input alla centralina per dire alla centralina: guarda che il rotore si trova in questa posizione qui. Naturalmente, come tutte le cose, poi sono stati perfezionati ed è stato pensato un sistema di memoria all'interno della scheda che pilota questi motori qui. Oggi li vediamo anche nell'utensileria, nei piccoli accessori, trapani o cose del genere da laboratorio, ma più che altro nell'industria li stanno sempre più perfezionando perché offrono molti vantaggi in quanto a compattezza, pur mantenendo la stessa potenza. Poi hanno caratteristiche diverse, possono funzionare a basse tensioni e a correnti elevate, e li vediamo soprattutto, un po' tutti quanti, nelle ventole dei computer. Ecco, quelli sono tutti i motori Brushell, che fa sì che quella struttura lì consente di fare dei motori molto bassi, molto piccolini. Lì c'è sempre un magnete permanente e poi i vari avvolgimenti tutto intorno, che sono molti, la cui tensione viene data da questo circuito di pilotaggio, e questi vengono definiti, fanno parte della famiglia dei motori sincroni, perché appunto il sincronismo viene dato da una scheda per farlo ruotare. Poi vedremo meglio che cosa vuol dire il motore sincrono. Ora, avvicinandoci sempre di più al cuore di quello che andremo a vedere sui motori elettrici, l'altro esempio è l'alternatore d'automobile. L'alternatore che gira e, come sappiamo, carica la batteria. Essendo appunto alternatore, lui darà in uscita una corrente alternata, non darà una corrente continua. Questa corrente alternata poi dovrà essere raddrizzata da dei diodi che sono qui dentro, finché diventerà la corrente spianata continua, e qui vedremo un positivo e un negativo a massa. Loro funzionano con una piccola corrente di eccitazione, e questa sarà il fattore che adesso andremo a spiegare sul motore elettrico. In quanto un alternatore di per sé è anche un motore, quindi se è in grado lui di generare corrente, allo stesso modo può funzionare se gli viene messa la corrente, sempre per l'effetto della rotazione dei campi magnetici di cui abbiamo parlato prima. Ora, arrivati un po' dunque, possiamo dire che questo intanto è uno dei tanti motori che si trovano fra gli elettrodomestici. Questo è avvolgimento unico, poi ce ne sono altri avvolgimenti. Perché questo? Proprio per quello che abbiamo detto prima, nel senso che se noi costruissimo un motore fatto
fatto con due soli avvolgimenti, quindi con solo due campi magnetici, che funzioni in corrente alternata, in corrente continua. Ora però prendiamo la corrente alternata perché parliamo di questo. Succederebbe che i campi magnetici, per lo stesso discorso della polarizzazione, quindi dei magneti uno contro l'altro, positivo e negativo, accadrebbe che il rotore che sta al centro e che dovrebbe girare si trova nella stessa posizione e quindi sarebbe attratto e respinto nello stesso momento e rimarrebbe fermo. Quindi l'introduzione della corrente alternata e la costruzione dei motori in corrente alternata non avrebbe avuto grandi vantaggi sui motori quando la corrente che si usava era una corrente monofase, quindi potevano essere usati solo due campi e veniva a mancare quell'invenzione di Ferraris che invece descriveva il campo magnetico rotante con lo sfasamento di 120 gradi. In quel caso che succedeva? Che come mettendo, come detto prima, un anello all'interno, lui da solo faceva rotazione senza aver bisogno di altre cose. Quindi era automatico che la semplice sfasatura, quindi questo campo magnetico rotante, faceva di per sé da solo far girare questo anello, cosa che non poteva succedere con due soli campi. Allora, per i motori che venivano fatti per funzionare in monofase non c'era tanto vantaggio perché gli stessi motori potevano essere in corrente continua e con l'ausilio, appunto, di come abbiamo visto prima, di un sistema come le spazzole che potesse far variare i campi magnetici del rotore per sincronizzarli con quelli dello statore. Allora si è ricorso al puro funzionamento del campo magnetico rotante di Galileo Ferraris, che era quello di usare motori a corrente trifase, che sono i motori anche detti industriali. Loro hanno questi tre campi, come detto prima, e hanno uno statore centrale, questa induzione senza filamento, ma semplicemente hanno un cilindro metallico che rappresenta una spira unica dove i tre campi che vengono fatti ruotare dalla corrente alternata, i tre campi vengono detti induttori, il rotore viene detto indotto. E questi sono i classici motori asincroni che possiamo trovare per la maggior parte oggi. Loro erano fatti con avvolgimenti che potevano funzionare sia a 220 corrente che a 380, cambiando la morsettiera con la configurazione detta a stella o a triangolo, che ne scambiava la configurazione del collegamento interno dei tre avvolgimenti. Ora si poteva, in questi motori qui, naturalmente, anche decidere il numero di giri che dovevano fare, a secondo le macchine che dovevano andare avanti. Potevano servire 800 giri o 1200, 1400, 2008, eccetera. E infatti questi motori qui, ognuno ha la sua targhetta, dove riporta la potenza del motore, dove riporta la corrente che viene assorbita, la frequenza della rete, quanto funzionano, e quindi
e il numero di giri. Ora, questa configurazione qui, detta sincrona, perché si differenzia da quella sincrona? Perché in questo caso il motore può essere variato sia certo sulla frequenza, ma può essere variato anche aumentando o diminuendo tensione e corrente. Oppure può essere variata lavorando sul numero dei campi che sono al suo interno, degli avvolgimenti, detti poli. Quindi questi motori qui possono essere a 2 poli, 4 poli, 8 poli, 16 poli, sono sempre multipli, e a secondo il numero dei poli se ne stabilisce la velocità di rotazione. Quindi asincroni o sincroni, siano questi monofase o trifase, hanno la differenza fra loro che il rotore, per funzionare nei motori asincroni, non ha bisogno di essere sincronizzato esattamente sull'avvolgimento. Quindi non ha bisogno che il campo prescelto con la spazzola sia esattamente in fase con il campo d'attrazione. Quindi il campo di attrazione e revolzione, avendo un'oscillazione, come abbiamo detto, della corrente alternata, avrà un tempo di risalita e uno di discesa che si ripeterà in tutti gli avvolgimenti, facendo ruotare il rotore senza nessun sincronismo diretto, ma lui ruoterà semplicemente per induzione elettromagnetica. A questo punto noi possiamo variare la velocità anche con un variatore di giri come quelli che conosciamo, aumentando la corrente. Come detto, possiamo anche cambiare la frequenza, ma in pratica su questi non si fa, oppure sul numero dei campi. Quindi il rotore non ha bisogno di essere sincronizzato con lo statore. Viceversa, i motori sincroni hanno per loro costruzione proprio la specificità di essere sincronizzati tra statore e rotore. Ossia, qui vediamo io ora ho messo questi due ferri qui che fanno parte dello statore di un motore. Questi naturalmente hanno gli avvolgimenti di filo dove passa questa corrente alternata, e nel caso dei motori sincroni il rotore che è dentro si deve trovare esattamente nella stessa fase dove viene messa corrente, a secondo se sia positiva o negativa in quell'istante sull'avvolgimento. Se questo sincronismo viene perso, il motore sincrono si ferma, quindi non è più in grado di partire. Ugualmente, per partire ha bisogno di uno spunto. Una volta avviato non può perdere più il sincronismo, per esempio per il carico, perché altrimenti appunto si ferma.
Allora, cioè, cosa serve? Ecco, i motori sincroni servono in tutte quelle macchine che hanno bisogno di un sincronismo per funzionare. Ovvero sia, possiamo pensare a una macchina con due assi dove il trascinamento viene effettuato con due motori. Questi assi devono per forza di cose ruotare in tandem, si dice, quindi alla stessa velocità, senza perdere o acquistare più o meno velocità. Quindi noi avremo un sincronismo dato dalla corrente alternata, quindi dalla sua frequenza, che viene presa come riferimento per mantenere il sincronismo fra i due assi. Questo viene detto interlock elettrico, che a differenza dell'interlock meccanico, interlock vuol dire concatenazione, come fosse una catena, viene detto similmente a una catena dentata che si muove su dei rocchetti. In questo caso la corrente elettrica con la sua frequenza non fa altro che sostituire l'aggancio meccanico delle ruote. Quindi i due assi, pilotati dai due motori sincroni fra loro, faranno sempre gli stessi giri. E a ogni variazione, sempre possibile, della frequenza data dalla corrente che stiamo usando, dalla centrale, ogni variazione della frequenza su questi motori qui porterà lo stesso spostamento, la stessa differenza su ambedue i motori, o i tre motori, i quattro motori, o i 20 motori che saranno a loro collegati. Ecco. In questi casi qui i motori sincroni sono quelli che sono stati sempre scelti per fare questo tipo di lavoro. Pensiamo al cinema. Il cinema sonoro non sarebbe mai nato se non fosse stato inventato il motore sincrono. E se l'idea di prendere la frequenza di rete come riferimento per tutti i motori avere funzionamento in tutto il mondo, in quanto in tutto il mondo le due pellicole differenti fra loro, scena e colonna sonora, che erano su pellicole perforate, ma su motori diversi, i motori viaggiano tutte e due alla stessa velocità. Quindi il sincronismo del movimento labiale della parola veniva dato sfruttando appunto la frequenza di rete come riferimento unico, al quale questi motori qui si sarebbero affidati. Ora siamo arrivati alla pratica più spicciola, quella che abbiamo in laboratorio quando abbiamo un motore di questi. Non conosciamo i terminali, li dobbiamo vedere, dobbiamo capire. Allora c'è chi li fa in modo empirico, cercando di fare vari tentativi, scambiando i fili, vedere se il motore gira, se il motore scotta e via dicendo, ma lavorando comunque con la corrente di rete a 220, si rischia pure di fare il botto, come si dice a Roma. Allora ci dobbiamo regolare in questo modo qui. Come detto prima, siccome il monofase non era adatto a far sì che funzionasse come un motore trifase, perché più o meno funzionava come una dinamo, ovvero sia i due campi fissi non consentivano allo statore di girare. Allora si è pensato a un escamotage. Come faccio a far girare lo statore in questi due campi principali? L'unico modo, parlando di motore a induzione e non di quelli a spazzole, perché quelli
i campi potevano essere spostati, come detto, tramite le spazzole, ma qui la induzione, quindi fisso con lo statore a blocco unico senza avvolgimento, si sarebbe trovato fra i due campi, positivo e negativo, e lì non poteva più girare. Infatti noi sappiamo che se diamo corrente monofase a un motore di questi, senza il condensatore, lui non parte, rimane bloccato, sentiremo solo fa così, proprio perché i due poli attraggono contemporaneamente e respingono il rotore, e quindi lui sta fermo. Allora, per metterlo in rotazione, cosa facciamo? O meglio, cosa hanno fatto? Hanno aggiunto un altro campo in più, parziale, ovvero sia, non è lo stesso avvolgimento dei due principali con la stessa forza, ma è un campo supplementare, quindi un avvolgimento supplementare che dia lo sfasamento a uno dei due campi per far sì che vinca sull'altro e quindi dare lo spunto al motore di girare. Una volta che il motore ha spuntato, ha preso la fasatura di rotazione, lui poi continuerà a girare normalmente. Da qui la necessità dei condensatori, questi qui, che noi troviamo ogni volta. Nel caso di questi motori, lavatrici, lavastoviglie, eccetera, vanno tra i 14 e i 16 microfar, diciamo, questo è il loro valore. E le morsettiere porteranno, questa ha solo una velocità, vediamo che ha solo tre terminali perché ha una sola velocità. Allora, come sono cablati? Sono cablati in questo modo qui, c'è un nodo comune, un contatto comune dove va un filo 220 per tutti gli avvolgimenti. Poi ci sono i due avvolgimenti principali che stabiliscono quelli a rotazione del motore nel suo lavoro ordinario. Poi c'è quest'altro avvolgimento supplementare che dà lo spunto al motore di sfasatura, che è sempre collegato al comune centrale, e l'altro capo dovrà essere messo al condensatore, mentre l'altro del condensatore prenderà la corrente dall'altro capo del 220. A questo punto, accendendo, lui si troverà sfasato e inizierà a girare. I due campi principali sono fatti, quando si tratta di doppia velocità, in un campo con più fili, cioè tutte e due hanno un numero di spire maggiori, e poi a un certo punto c'è un'interruzione che prendono il rimanente avvolgimento che hanno un numero di spire minori. Il minor numero di spire darà a parità di tensione una corrente maggiore e sarà quello del funzionamento ordinario a alta velocità, mentre l'avvolgimento a più spire avrà una corrente minore e quindi il motore girerà a più bassa velocità. In questo caso troveremo sui terminali 5 di questi fasto, di questi terminali qui, che appunto saranno 2 della velocità bassa, 2 della velocità alta. Poi altri motori possono avere l'inversione di fase anche sull'alta velocità e non solo sulla bassa, come nelle lavatrici per fare la centrifuga, e quindi avremo un numero di contatti maggiori. Questi contatti si differenziano perché, partendo dal comune, anche se non lo conosciamo, noi misurando con un tesser in scala ohmica, noi mettiamo il primo puntale sul comune e l'altro puntale
cominciamo a battere, si dice, gli altri terminali. Gli avvolgimenti che riguardano la velocità più alta, come detto, saranno quelli a minor spire e quindi daranno una resistenza minore, mentre quelli a velocità più basse avranno più spire e daranno una resistenza maggiore. Quindi noi, battendo con i terminali e il tesser, vedremo, quando troveremo l'uguaglianza tra le due resistenze, sappiamo che quei due sono per la velocità bassa, mentre gli altri due per la velocità alta. E ci dobbiamo regolare in questo modo qui. Una volta che abbiamo visto quali sono i terminali, colleghiamo corrente e proviamo. Naturalmente, anche se sbagliassimo con 220 sui motori, non c'è pericolo, perché comunque lui o non parte o si sente appunto che ronza, e allora gli scambiamo. Comunque diciamo che in linea di massima quello che c'è da fare su qualunque tipo di motore, qualunque sia la sua morsettiera, è questo di vedere questo tipo di resistenza qui. Ho fatto un video dove io spiego anche un motore, ma è uno, quindi una morsettiera tipica, come si fa a trovarle, ed eventualmente lo linkerò sotto questo video, dove appunto in modo pratico spiego questa cosa qui. In aggiunta possiamo dire che i motori trifase dai monofasi si differenziano, come accennato, proprio per la loro potenza che serve alle macchine industriali. Ora, un motore trifase da come questo è un cavallo e mezzo, hanno una proprietà di spunto, una forza di spunto, quindi all'accensione, di gran lunga superiore a un motore monofase. Per esempio, questo è stato sostituito, era un cavallo e mezzo, è stato sostituito con motore monofase su una macchina da 2,5 cavalli, ma anche con 2,5 cavalli quel motore lì non aveva la forza di spunto di questo da 1,5 cavalli trifase. Poi, una volta avviato, naturalmente questo rimarrà di potenza 1,5 cavalli e l'altro di 2,5 cavalli, ma sullo spunto il trifase è di gran lunga superiore a un motore monofase. Ora, questi motori qui si possono far funzionare anche in monofase, mettendo un condensatore tra una fase già alimentata e la fase che non viene alimentata dall'altro terminale 220. Questo è il motivo di cui detto prima, serve a dare la corrente sfasata all'avvolgimento interno dove manca corrente, perché i fili in monofase sono 2, mentre qui le fasi sono 3, e quindi per dare corrente alla fase mancante si prende tramite un condensatore, si collega a una di queste e poi si mette all'altra fase. In questo caso qui il motore funzionerà uguale, ma a potenza ridotta. Lui sfrutterà solo il 60-70% della sua forza. In questo caso il condensatore sarà evidentemente più grande di quello che serve per dare lo spunto a un motore monofase e risponde a certe tabelle. Quindi, a secondo della tensione, della frequenza e della potenza del motore, ci sarà un condensatore adeguato, di capacità adeguata, per farlo funzionare. Poi, il cambiamento di rotazione, quindi reverse,
si otterrà cambiando la polarizzazione al condensatore, quindi invertendo le fasi del condensatore su l'avvolgimento di spunto, tu inizierai a girare in un senso o nell'altro. Nel motore trifase succede la stessa cosa. Se noi abbiamo le tre fasi normali per farlo funzionare, basta scambiare due fasi in questo modo qui e lui potrà girare in un verso o in un altro. Ugualmente, se mettiamo il monofase per farlo girare col condensatore e nello stesso modo invertiamo uguale le due fasi, lui girerà in un senso o nell'altro. Ora non so se questo percorso che abbiamo fatto possa essere stato di facile comprensione, ma la storia del funzionamento del motore è molto lunga e complessa, però non si poteva prendere un motore e dire questo si fa così, messi così, perché altrimenti se poi il motore non era quello, chi guarda si sarebbe trovato magari un altro motore e quelle indicazioni non andavano bene. Quindi io ho cercato di fare una descrizione su come funzionano i motori per capire un po' meglio poi e addentrarci a fare delle misurazioni, anche se non conosciamo la piedinatura, ma naturalmente dobbiamo sempre fare attenzione alla targhetta dove è riportato tutto quanto, o quando non c'è la targhetta regolarci nel modo che ho cercato di descrivere. Quindi fare sempre delle prove, poi provare i motori sia a vuoto sia sotto carico, aspettiamo, vediamo che non surriscaldano, e quindi tutte queste prove empiriche che si possono fare in laboratorio. Naturalmente, avendo un motore nuovo comprato, lì ci sono tutte le caratteristiche, non ci si può sbagliare, e quindi viene descritto come deve essere montato, la potenza, il numero dei poli, il numero dei giri, se è trifase, se è monofase, il condensatore che deve essere applicato, e quindi diventa tutto molto più semplice. Ecco, questo, io adesso ho dato questo mio ultimo contributo sui motori. Darò dei link dove sarà ancora sviluppato questa ricerca dei poli dei motori, e il video che appunto fa la storia proprio del motore, da partendo addirittura da Galvani, dei primi esperimenti della corrente elettrica, attraversando tutto l'arco dell'induzione magnetica, dell'elettroinduzione magnetica, arrivando ai giorni nostri con i motori Brushell. Questo è quanto, vi ringrazio e spero di essere stato utile. Arrivederci e grazie.